Finalmente la Fenice atterra ad Abano Terme. Nell'ottica di un sempre più stretto e virtuoso legame tra cultura e turismo, è stata infatti avviata un'inedita collaborazione tra la Fondazione Teatro La Fenice, il Consorzio Terme Eugane ed il Consorzio di Promozione Turistica Padova. Attraverso questo accordo, sigillato negli splendidi spazi di Villa Bassi, gioiello della città di Abano, sarà possibile fornire ai numerosissimi ospiti italiani e stranieri delle località termali e patavine la possibilità di raggiungere la laguna e assistere agli spettacoli del festival estivo Lo Spirito di Venezia, che si articola tra giugno e agosto. Ma sentiamo cosa hanno detto i nostri microfoni. Marino Fenozzi, leggo Lo Spirito della Musica di Venezia. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Fenice finalmente si è decisa di portare la sua musica, la sua capacità di attrarre turismo in terraferma. Questo secondo appuntamento l'abbiamo già fatto con le spiagge di Venezia, quindi spiagge venete. Oggi siamo ad Abano, presso il più importante settore termale del Veneto, prossimamente saremo anche in montagna. Quello che vuole fare Fenice, credo sia ancora molto importante, abbinare la loro programmazione alla possibilità di vendere i biglietti in tutto il Veneto, quindi l'integrazione della formazione della promozione turistica che garantisce questa presenza turistica legata alla cultura. Signora Angela, questo connubio con la Fenice di Venezia io credo sia utile per quello che concerne la visibilità anche di Abano Montegrotto per oggi, perché oggi più che mai ce n'è bisogno a livello non solo triveneto ma anche nazionale. Assolutamente sì, l'offerta turistica delle terme già completa per natura si arricchisce di questa collaborazione col Teatro La Fenice. I nostri ospiti adesso potranno appunto acquistare dei pacchetti comprensivi di transfer e biglietto d'ingresso allo spettacolo, quindi potranno raggiungere la città lagunare con facilità e godere anche di alcuni degli spettacoli migliori nel panorama nazionale ed internazionale. Ecco, dottor Chiarot, abbiamo deciso proprio di dare un input anche alla terraferma per quanto concerne la Fondazione Teatro La Fenice. Come nasce questo desiderio? Ma è da tempo che noi aspiravamo di poter avere un rapporto diretto con questa realtà di Abano di Montegrotto, cioè con le terme di Venezia, possiamo chiamarle, e poter offrire questi prodotti che sono prodotti culturali, opere, concerti, e sono a disposizione di tutta la nostra regione. Cominciamo oggi qui a presentare il festival Lo Spirito della Musica di Venezia, 50-60 manifestazioni che sono già cominciate e andranno avanti fino a tutto agosto, e dove ci sono due cose importanti: la Madama Butterfly che sta andando in scena alla Fenice e soprattutto il ritorno dopo 40 anni dell'Otello di Verdi nella cornice del cortile di Palazzo Ducale. Quindi una Fenice che finalmente prende il volo, insomma, che diciamo la verità. Diciamo sulla terraferma, voglio dire. Il volo l'abbiamo già preso, atterriamo sulla terraferma per portare quello che è la nostra attività e la nostra cultura. Bocca al lupo. Altrettanto, grazie.